Buongiorno a tutti carissimi ascoltatori di Radio Speranza e carissimi fratelli ed amici dell'Unitalsi. Sono qui Rita insieme a una giovanissima Maria. Ecco, forse avete un po' riconosciuto, di un po' un saluto, dai un saluto. Ciao a tutti. Ecco, Maria è già venuta non molto tempo fa, non ricordo. Per parlare della maratona di Roma. Sì, 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 per parlare, ma non mi ricordo il mese, febbraio, marzo eravamo? Marzo, credo. Marzo. E quindi subito no, ho detto... No, sì, marzo. Marzo. Più o meno marzo, sì. Fine febbraio, non ricordo bene. Ho detto, l'ho invitata, poi vi parleremo ecco del perché oggi è qui, intanto perché Largo ai Giovani, quindi potrebbe essere una prossima conduttrice di questa trasmissione o co-conduttrice, insomma, ecco tutto un gioco di parole, ci vogliono i giovani. Bene, e Maria è qui perché poi vi parlerà in modo particolare di un evento che ci sarà domani in serata, poi vi spiegherà lei, un evento organizzato dall'Associazione La Casa di Cristina e noi abbiamo avuto il piacere da questi microfoni di ascoltare la voce proprio della Presidente Francesca Crescenti, che è venuta alcuni mesi, un po' più tempo fa, dopo il concerto del Coro Gospel, quindi primi di gennaio probabilmente, e poiché ci aveva annunciato questo evento, che, di cui poi Maria ci parlerà, ho detto bene, cogliamo l'occasione per diffonderlo anche dai nostri microfoni, perché le cose belle vanno fatte conoscere, vero, il più possibile, e poi si tratta di musica ancora di più. Bene, la prima parte, come sempre carissimi amici, la dedichiamo a un momento spirituale di riflessione. Intanto un caro saluto anche da parte di Federica, impegnata nel lavoro, che vi manda il suo affettuoso saluto, e un caro saluto ai nostri amici unitalsiani che per vari motivi non possono anche uscire di casa frequentemente. Speriamo che la nostra voce giunga a loro per far conoscere un po' le varie iniziative e per portare un pochino di sollievo e di conforto. Voi sapete che la trasmissione viene anche messa su Google, su YouTube, sulla pagina Facebook sia di Radio Speranza che della nostra associazione, quindi ci sono vari modi, e anche su WhatsApp, perché io spesso la giro su WhatsApp quando mi ricordo, altrimenti ricordate, così è un modo per tenerci uniti con vari canali. Bene, allora stiamo vivendo questo mese di maggio, mese mariano dedicato appunto alla Madonna, e il lunedì 13 abbiamo insieme ad alcuni amici dell'Unitalsi che sono potuti venire, abbiamo festeggiato la festa della Madonna di Fatima, Nostra Signora di Fatima. Siamo stati ospiti a Stella Maris, è stata una giornata abbastanza burrascosa, proprio veramente da dire burrascosa, fredda, caratterizzata dalla pioggia. Poi sembrava che il tempo si fosse rimesso bene, allora... Solo che sembra novembre più che maggio. Ecco, novembre, veramente, veramente, ecco, ecco. Oggi comunque questo sole ci dà un po' di speranza di andare incontro alla veramente la primavera e quindi all'estate. E nel momento in cui siamo usciti sembrava che si fosse rimesso il tempo, la pioggia è venuta in nostro aiuto, tra virgolette. Comunque è stato un bel momento di preghiera, con la recita del Santo Rosario e con la messa. Abbiamo noi portato, ecco, diciamo così, un po' di partecipazione, perché sinceramente quel tempo ha anche raffreddato molti parrocchiani. Ed oggi vogliamo, ecco, soffermarci proprio a riflettere sulla festa del 13 maggio, anche grazie al pensiero di Papa Francesco, che ha dedicato un Twitter proprio in questa occasione, e a riflettere un po' su questa preghiera che ci tiene uniti durante il mese di maggio ed è viva nel cuore di molte persone, cioè il Rosario, che speriamo possa essere riscoperto anche di più dai giovani e dalle famiglie. Sappiamo tutti che il 13 maggio la Nostra Signora apparve a tre pastorelli, i fratellini Giacinto e Francesco, insieme alla cugina Lucia. Ma questi pastorelli portavano appunto il greggio pascolare quando nel 13 maggio del 1917 la Madonna apparve loro.
investiti da una missione, furono investiti proprio da una missione. Quale missione? Proprio quella di pregare il rosario tutti i giorni per la pace nel mondo. E questo messaggio della Rescia del Rosario più volte è ritornato nelle apparizioni di Maria. E il Papa è stato anche a Fatima nel 1917, quindi 2 anni fa, ecco già sono 2 anni, e in quell'occasione così si espresse Papa Francesco durante l'omelia. Fatima è soprattutto questo manto di luce che ci copre. Qui, diceva il Papa, come in qualsiasi altro luogo della terra, quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine, una madre a cui aggrapparsi, fonte di speranza vera e faro per i piccoli pastorelli che da qui presero forza per superare le contrarietà e le sofferenze, come del resto prese forza anche Bernadette Soubirous, con tante sofferenze, anche lei giovanissima, come quasi i pastorelli di Fatima, ancora più giovani. Non potevo non venire qui, aveva detto il Papa, per venerare la Vergine Madre e affidarle i suoi figli e figlie. Sotto il suo manto non si perdono. Dalle sue braccia verrà la speranza e la pace di cui hanno bisogno e che io supplico per tutti i miei fratelli, per i malati e le persone con disabilità, i detenuti e i disoccupati, i poveri e gli abbandonati. Sotto la protezione di Maria siamo nel mondo sentinelle del mattino che sanno contemplare, aveva concluso, il vero volto di Gesù Salvatore, quello che brilla a Pasqua, e riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è missionaria, accogliente, libera, fedele, povera di mezzi e ricca di amore. Il Papa non fa mai mancare questo suo messaggio della Chiesa in uscita, della Chiesa missionaria che sia accogliente, appunto, e soprattutto verso le persone ultime, le più indifese, ecco, anche in base agli avvenimenti ultimi, senza soffermarci, quando ha ricevuto comunque parecchi Rom proprio la settimana scorsa, se non vado errato. E allora questo messaggio del rosario, questo rosario che è tanto caro a molte famiglie. Nel mese mariano è vivamente consigliata la quotidiana recita del Santo Rosario e sappiamo che al di là delle parrocchie che organizzano proprio in chiesa, sappiamo che è frequente l'organizzazione del Rosario, la recita del Rosario anche nelle proprie case, nei propri condomini adesso. Sì, si tratta di una preghiera semplice, apparentemente ripetitiva, ma quanto mai utile per penetrare nei misteri di Cristo e della comune madre. Ed è al tempo stesso un modo di pregare che, come abbiamo detto, in tante apparizioni ella ci chiede. E anche il Papa Giovanni Paolo II, che si presentò con l'espressione quando fu eletto con il motto Totus Tuus, e amava ripetere questa espressione, Papa Giovanni Paolo II non si stancò mai di ricordarci la preghiera del Rosario. E su questa preghiera prendo spunto per riflettere un po' dalle pagine che Papa Laurino, che voi avete conosciuto, molti di voi, di cui avete sentito parlare, che ha condotto questa trasmissione per tanti anche io anni. Anche l'ho conosciuto, grandissima persona. Ah, è vero, anche Maria, sì, eri sì, più piccolina, sì, ma sì, hai avuto modo, come no, di conoscerlo. E una delle sue ultime così testimonianze che ci ha lasciato è proprio un libricino sui misteri del Rosario. E in questo libro piccolino che circola nella nostra associazione, e lui presenta il Rosario in questo modo. E mi piace, ecco, riflettere su questa preghiera. È una corona di rose che il cristiano offre con gioia a Maria, la Santissima Madre di Gesù, per tenderle onore e gloria. In questa preghiera, che catena dolce che ci rannò da Dio, come ci ha ricordato Bartolo Longo a Pompei, i figli onorano la madre e le rendono omaggio come a lei conviene. E la madre dolcissima del Salvatore nostro Gesù, che l'angelo saluta con queste parole: Ave Maria, piena di grazia. E noi figli di Maria e della Chiesa ci onoriamo di ripeterle con fede e amore questo angelico saluto, lieti di far nostre le parole del messaggero celeste. Ave Maria. È un saluto
che deve sgorgare dal nostro cuore con la gioia dei figli amati da Dio e redenti dal figlio suo Gesù, che per mezzo di Maria si è fatto uomo, nostro fratello, per consentirci di ricevere il perdono dei peccati e la grazia santificante. Il rosario pertanto è preghiera mariana e cristologica insieme. Ecco, questo, su questo forse non siamo abituati a pensare, che deve nutrire la nostra fede al pari di tutti i sacramenti della Chiesa, dei quali vuole essere una mirabile sintesi, senza sostituirsi ad essi, anzi arricchendoli di grazia e misericordia. Quindi nasce dalla meditazione di diversi misteri il bisogno di vivere la realtà del rosario per avere in esso il dolce alimento per la nostra vita spirituale, come lo è il pane per la vita materiale. E non a caso chiediamo al Padre Celeste che ci dia il nostro pane quotidiano come cibo prezioso di cui abbiamo bisogno, per non vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Quindi anche il pensiero a Dante, il quale anche su Maria ha scritto versi bellissimi. Bene, questo è il messaggio che oggi a livello spirituale vogliamo mandare dai nostri microfoni per ravvivare questa pratica del Santo Rosario. E ora un piccolissimo stacco musicale per poi dare la parola a Maria, Maria, il nome è tutto dire, che ci parlerà di questo bellissimo evento che ci sarà domani. Alma Redemptoris Mater, que pervia Celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Succure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante, che anela a risorgere, tu che, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumen siludave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori. Risorgere il mondo, aiuta l'uomo a risorgere dal peccato. Sei pur tu
la genitrice di Dio. Sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo. Bene, carissimi ascoltatori di Radio Speranza, siamo qui con la trasmissione settimanale dell'Unitalsi. Io sono Rita e con me c'è anche Maria. Maria, avete sentito che bello, abbiamo sentito le parole di Giovanni Paolo II, proprio in cui ci presenta la figura di Maria e parla di lei, ci affida a lei. Ecco, infatti abbiamo meditato nella prima parte sia il messaggio di Fatima, ma abbiamo meditato anche sull'importanza del rosario. Ora Maria ci presenterà un bellissimo evento che ci sarà domani. Allora, io frequento il secondo anno di servizio sociale. Sì. E sto facendo tirocinio in una Ollus che si chiama la Casa di Cristina Ollus. Mi serviva come aggancio per spiegarvi appunto questo evento che ci sarà domani a Sant'Andrea alle 7. Alla chiesa di Sant'Andrea a Pescara. Alle 19, precisamente. Alle 19, vabbè, ma l'avrete intuito. Quindi questo è il musical 2019, si chiama Aggiungi un posto a tavola, che è diciamo il risultato finale di un lavoro che c'è stato durante tutto questo arco di tempo con i ragazzi. Un lavoro impegnativo perché appunto i ragazzi, avendo una disabilità, si sono dovuti molto impegnare con costanza e resilienza per arrivare ai risultati che poi vedrete proprio domani sera. Allora, un po' di informazioni tecniche, sì, diciamo, come no, riguardanti questo evento. La coreografia e la regia sono gestite da Daniela Fidanza e René Ditt. C'è anche un coro musicale che è gestito, diciamo, da Tatiana Belusova. Le consulenze invece organizzative e diciamo tecniche sono gestite da Dario De Ruggeris e il coro nel suo complesso invece prende il nome di Voci d'Arte. Allora, quello che ho potuto vedere come esperienza personale lì è proprio, ho potuto toccare proprio l'amore con mano, nel senso che ho visto come come volontari, tirocinanti si dedicano anche, e tutte le persone che in realtà sono responsabili di quella struttura si dedicano con amore proprio ai ragazzi, cercando di farli crescere, ma puntando proprio a quella che è la crescita personale di ogni ragazzo, facendo una sorta di progetto, diciamo, individuale su ogni ragazzo. Infatti poi alla fine si considerano molto i progressi, si cerca sempre, anche considerando la loro disabilità, di mettere in luce i punti di forza, diciamo, di ogni ragazzo. Infatti io personalmente non mi pento assolutamente di aver scelto quell'associazione, perché volevo proprio fare un'esperienza del genere, perché ho una disabilità. Però mi sono detta all'inizio di questo percorso: avere una disabilità è diversa dal cercare di aiutare la persona con disabilità. E questo era il mezzo che io potevo sfruttare per intraprendere un'esperienza del genere. E posso dire a fine percorso, perché in realtà questo è conclusivo loro di un percorso che hanno fatto, ma è conclusivo anche mio, perché ho finito il tirocinio. E quindi l'ho voluto fare proprio anche per questo, perché diciamo è per me la fine di un percorso che è stato veramente anche per me un percorso di crescita, perché quei ragazzi sono veramente entrati a far parte della mia vita e sono qualcosa di estremamente disarmante, perché io ho potuto vedere insieme a loro, ho potuto vedere i loro progressi, anche le loro piccole paure, le loro tensioni, perché molte volte ci chiediamo, loro sentono la paura, hanno paura come noi, diciamo, come persone
che non hanno questi problemi. In realtà loro hanno esattamente paura come noi, nel senso che loro sentono tantissimo, ad esempio, la tensione di domani. Diciamo che stanno proprio aspettando questo momento per dimostrare quanto hanno lavorato. E io, che ho potuto vedere quanto hanno lavorato, dico che veramente c'è stato un lavoro dietro che merita di essere visto, ma perché è un modo per far capire come anche loro hanno bisogno di gratificazioni, perché di gratificazioni alla fine abbiamo bisogno un po' tutti per sentirci meglio, per sentirci più preziosi, diciamo. E quindi sono veramente molto 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 felice di aver fatto tirocinio in una struttura del genere, perché è stato forse l'esperienza, ne farò altre, però per quanto riguarda il mio percorso formativo all'interno di un'università, penso sia stato forse quella più arricchente, perché io punto sempre nell'ambito della disabilità, perché avendola, diciamo, la sento come qualcosa di mio, però quello è stato veramente un percorso che cambia l'animo della persona se lo fai con la predisposizione giusta. Bene, Maria, grazie. Grazie veramente di questa tua testimonianza di crescita, e di questa testimonianza naturalmente di amore, di dedizione che si vive in questa associazione, che noi abbiamo avuto appunto il piacere di conoscere proprio attraverso la presidente Francesca. L'abbiamo invitata a parlare qui da questi microfoni, anche riferendoci a una festa che abbiamo fatto, se non vado errato, a novembre, con tutte le associazioni di volontariato che si interessano di disabilità, organizzata dal Paolo VI, dall'Arcivescovo, al Porto Turistico. Proprio lì ci è venuta, ecco, questa idea. Anche noi come associazione che opera nell'ambito della disabilità, di far conoscere le altre associazioni. È molto importante che ci sia una rete, un contatto, anche per arricchirsi, per imparare l'uno dagli altri. Tant'è vero che in questa associazione della Casa di Cristina, che adesso sta a Viadige, vero? Sì, Viadige, Montesilvano. Io personalmente mi sono interessata per mandare una nostra amica, Emanuela, che tu ben conosci, e va a far cucina. Lei, ecco, va solo il martedì mattina, perché poi è impegnata, insomma, e anche per non aggravare, vista anche la sua disabilità, per non stancarla troppo, ma sicuramente anche per lei è... Allora, molte volte, quello che dico sempre, in realtà la disabilità è una, no? Nel senso, quindi è come se fosse un unico mondo, quindi secondo me, che anche ho una disabilità, appunto, torno a ripetere, è inutile frammentizzare troppo le associazioni, nel senso che, secondo me, più si fa una rete all'interno dello stesso problema, e più poi alla fine si è più forti anche per fronteggiarla, quindi io sono molto felice di... nel mio piccolo, diciamo, 21 anni di frequentare associazioni che comunque si stanno pian piano unendo per fare per migliorare un attimo la vita di soprattutto queste persone disabili, ma la vita delle famiglie anche, capisci? E anche proprio per arricchirsi. Bene, il nostro tempo qui dalla regia si stanno sbracciando per dirci che è terminato, purtroppo vola, ma sono veramente felice di, appunto, pubblicizzare questo musical domani, quindi passatevi parola, aggiungi un posto a tavola proprio nella chiesa, la chiesa di Sant'Andrea, ore 19, e avete modo, proprio veramente vi diletterete, perché io li ho ascoltati con il gospel e mi sono divertita molto ed emozionata, e quindi vivremo anche noi le emozioni un pochino che hanno provato questi ragazzi. Un abbraccio, un caro saluto, alla prossima settimana, vero Maria? Alla prossima, e mi raccomando, domani venite. Bene, saremo presenti.